Nadia Toffa di nuovo nel mirino degli haters. Sono passati quasi 5 mesi da quel 13 agosto 2019 quando Nadia Toffa ha perso la vita a causa di un tumore aggressivo al cervello. Senza ombra di dubbio, oltre ad essere un'ottima professionista, era anche un esempio per tutti coloro che come lei hanno lottato contro un brutto male. Sia in vita, ma anche ora che non c'è più. Purtroppo la giornalista bresciana veniva criticata aspramente dai cosiddetti leoni da tastiera. Anche nelle ultime ore la compianta inviata e conduttrice delle Iene Show ha ricevuto delle offese davvero vergognose. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. La pesante critica contro la giornalista bresciana. Purtroppo la cattiveria dei detrattori non si ferma nemmeno di fronte alla morte. Infatti quest'ultimi continuano ad insultare Nadia Toffa attraverso i suoi canali social. Un atteggiamento che provoca molto dolore alla famiglia della quarantenne, in particolare la madre Margherita Rebuffoli, colei che le è rimasta accanto fino all'ultimo respiro. Durante il periodo natalizio, che dovremmo essere tutti più buoni, sotto l'ultimo post condiviso nel profilo IG della giornalista bresciana è apparso il seguente commento, un commento al vetriolo che ha scatenato rabbia e delusione da parte dei veri follower della conduttrice delle Iene Show. Infatti in pochissimo tempo in tanti si sono scatenati contro l'hater riempiendolo di insulti. Continua dopo la foto, Google, Nadia Toffa è uno dei personaggi più cercati del 2019. Non è una grande sorpresa che il personaggio più cercato del 2019, l'anno appena passato, sia Nadia Toffa. Ricordiamo che la storica conduttrice ed inviata delle Iene Show è venuta a mancare prematuramente lo scorso 13 agosto quando aveva ancora solo 40 anni dopo un lungo calvario contro il cancro cerebrale. Morte che ha toccato tantissimo tutti gli italiani, considerando che la giornalista bresciana aveva reso pubblica la sua battaglia contro il male condividendo sui social cosa le accadeva.